Sono sicuro che vuoi ottenere l'armatura della Furia Divina, in grado di aumentarci l'attacco in modo esponenziale. E non è tutto, perché se continuerete questa guida otterrete anche lo spadone della Furia Divina. Ma prima di cominciare vi ricordo che io sono Ukanos e voglio ringraziare tutti coloro che mi lasciano sempre un bel pollicione e si iscrivono al canale. E se tu stai guardando questo video e ti sta piacendo, fammelo sapere almeno nei commenti. Se siete pronti, cominciamo! Il primo step è quello di dirigerci esattamente qui, alla grotta del Lago Poplo. Ed una volta che saremo arrivati, ci troveremo con due campeggiatori sulla sinistra. Parlateci per dare inizio alla quest. Loro vi diranno semplicemente che non riescono a trovare il tesoro di Lambda e che l'unico in grado di riuscirci sarebbe qualcuno con il fiuto di un cane. Ed è qua che entra in azione il cagnolino che troviamo sulla destra. Non dovremo fare altro che corromperlo. Quindi prenderemo tre pezzi di carne di qualunque genere e gliele poseremo a terra. Ad un certo punto vedrete che il cane comincerà a mangiare la nostra carne. Dopodiché gliene date ancora un altro. E quando il cane avrà mangiato comincerà a saltellare dalla gioia. Ora dovremo soltanto seguirlo all'interno della grotta del Lago Poplo. Ad un certo punto il cane si sdraierà. E lì useremo la nostra abilità ultramano per disseppellire il baule nascosto all'interno della grotta. Apritelo e vedrete che all'interno ci saranno i pantaloni del fuoco. A questo punto appariranno i due tizi dell'inizio che ci lasceranno una vecchia bottiglia. Leggete il messaggio al suo interno e così comincerà la nostra missione del tesoro di Lambda. Ora ci sposteremo alla fortezza di Akala, che si trova esattamente qui. Ed una volta giunti a destinazione andremo alla ricerca di un foro all'interno di un muro, nel quale guarda caso passeremo alla perfezione. Ragazzi, vi farò vedere l'esatta posizione dove si trova questo buco nel muro. In questo momento mi trovo esattamente qui, nell'angolo sulla sinistra. Quindi una volta raggiunto, attraversiamolo così da raggiungere una stanza che contiene un passaggio segreto per raggiungere la grotta superiore della fortezza. Quindi caliamoci e davanti a noi ci sarà uno scrigno da aprire e all'interno del quale ci sarà la tunica della Furia Divina. Per il seguente passaggio ci dirigeremo alla grotta dello stagno Testa di Morto, che si trova esattamente qui. Capirete di essere nella direzione giusta perché vedrete un mega pisello lontano 30 km. Ed una volta giunti al pisellone ci caleremo nella sua uretra. Da giunti in fondo attraversate in linea dritta ignorando tutti i mostri, finché non troveremo il percorso bloccato da delle rocce. Ora distruggetele e scoprirete che dall'altra parte ci saranno dei mostri. Potete anche ignorarli e continuare in linea dritta scalando così una piccola montagnetta che si trova all'interno della grotta. Ed una volta fatto, ragazzi, vedrete che nella cima ci sarà uno scrigno che contiene la maschera Furia Divina. L'ultimo pezzo del set lo troveremo esattamente qui. All'albero millenario. Esattamente come prima ci caleremo all'interno di questo orifizio. Attenzione ragazzi, aprite la paravela nel momento giusto. Ed una volta all'interno della grotta dell'albero millenario andremo alla ricerca di un'entrata bloccata da delle liane. Avviciniamoci e tagliamole. Dopodiché continueremo dritto finché non troveremo una radice da scalare. Quindi scaliamo, riposiamo e scaliamo ancora, finché non raggiungeremo la cima. Dopodiché continueremo dritto finché non troveremo altre liane da tagliare. Una volta liberato il passaggio scopriremo un altro scrigno che al suo interno contiene gli stivali Furia Divina. Indossate ora l'armatura per passare all'ultimissimo step, che consiste nel tornare nella zona dove abbiamo cominciato la nostra missione. Entrate quindi nella grotta del Lago Poplo e quando sarete nella zona degli scrigni vedrete un'animazione dove si aprirà un passaggio segreto che contiene nuovamente un altro scrigno. Questo baule al suo interno conterrà lo spadone della Furia Divina. E questo ragazzi è tutto da parte mia. Spero che il tutorial vi sia stato utile. Io sono Ukanos e alla prossima, ciao!